Buongiorno, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Allora, alziamo un po' l'inquadratura perché vi voglio far vedere il mio ciuffo. Ho appena rifatto un po' di tonalizzante sui capelli, perché ragazzi, io proprio con le mesh che buttano sul troppo chiaro non mi ci vedo, anche se lo shampoo che sto usando, quello viola, me le tonalizza, quindi spegne un po' il giallo. Però mi sono resa conto che mi piace proprio vedere ciuffi che buttano sul verde acqua, sul celeste. Vabbè, ora mi è presa così. Allora, stamani mi voglio preparare insieme a voi, quindi non mi sono ancora lavata il viso. Sto parlando piano perché sto registrando questo video di domenica mattina e tutte le domeniche mattine più o meno mio marito c'ha la fisioterapista. Allora, dite voi, vi viene la domenica? Sì, ci viene la domenica. A volte comincio la skin, cioè la mattina faccio una skin care proprio super essenziale della serie. Uso l'acqua micellare della Youwe. Vi ricordo che non sono un'esperta, quindi quello che faccio possono essere anche delle cazzate. Però, avendo fatto comunque una skin care bella approfondita ieri sera, stamani vado a passare solo l'acqua micellare. Ops, questa qua della Youwe che o Youwe, non so come si chiama, come si pronunci. E per farlo uso questi dischetti di bambù riutilizzabili, guardate. Poi vado a sciacquare con un po' d'acqua perché senza l'acqua io proprio non mi sembra di essermi lavata. Sto notando che invecchiando le occhiaie sono veramente peggiorate, cioè viola, scure, guardate, cioè, quando ero più giovane non avevo borse e occhiaie così. Potrebbe dipendere anche dall'alimentazione, non lo so perché. In questi giorni ho ricominciato a bere comunque il vino e io noto che se bevo il vino o la birra, un pochino le occhiaie peggiorano, probabilmente il fegato, ragazzi, non lo so, Poi ditemi se qualcuno di voi è più esperto di me, se sa qualcosa. Allora, vado ad applicare un pochino di questo, che è il contorno occhi che sto usando adesso, che è il Mediflower Collagen Wrinkle Eye Cream ai peptidi. Ogni volta ne metto troppo, eh. Allora, il tonico. Ho ancora quello di Ava, che sinceramente non lo ricomprerò più perché non mi piace. È un tonico, cioè a me piacciono i tonici, quelli che li puoi dare ovunque. Invece quello consigliano di non darlo nel contorno occhi, per cui a me non piace molto. Ok. Allora. E poi la mattina spesso uso questa sempre, che è la crema Youwe. È una crema molto ricca, mi piace. Ecco, della Youwe ve l'ho già detto in altri video, non mi piace molto il profumo, che è comunque, sento che è un buon profumo delicato, ma non è nelle mie corde. Non è proprio il mio genere, però devo dire che questi prodotti hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quindi, mentre la sera uso questa della Sioris, la mia crema preferita. Allora, dato un po' di cremina. A questo punto vado ad applicare questo, il Kill Cover, quello di Clio. La tonalità è il Ginger, sì. L'ho comprato, doveva essere un po' più scuro di quello che mi avevano mandato loro gratuitamente, però non è molto più scuro. Non so se sentite, mio marito è là. Fisioterapista in sottofondo che parla. Comunque questo qui ve l'ho già detto, ha di vantaggio che ha una protezione 50, quindi a volte, anche se non amo truccarmi, a volte me lo do semplicemente
proprio perché ha la protezione. Solo che poi quando mi sono messa questa, là poi dico, vabbè, già che ci sono, mi trucco, non se ne parla più. Perché poi alla fine in fase di struccaggio la cosa che più mi dà fastidio togliere è il mascara. Infatti io questo lo passo anche nel contorno occhi, perché è leggerissimo, cioè non fa strato veramente. E poi con la spugnetta ce ne va proprio poco poco poco. E poi proprio perché appunto è protettivo anche per il sole. Dicevo, più che altro il mascara, ma infatti io tendo a comprare mascara non waterproof, perché infatti oggi volevo fare una prova della serie, mettere a confronto due mascara, uno molto costoso e uno economico. Poi ovviamente io, lo sapete, non lo so applicare benissimo, e poi un occhio mi viene meglio, un occhio mi viene peggio, quindi darò così come capita. Andiamo a mettere un pochino di correttore. Io uso il Cancella Età. Ovviamente, ragazzi, vi metto giù, lo sapete, in descrizione. Molti mi chiedete i link, perché molti forse non capite come fare a vedere la descrizione. Se mi guardate dal cellulare, subito sotto il video ci sono scritte, tipo vedete la prima frase, poi c'è una freccina piccola piccola, cliccate sulla finestrina e vi si apre tutto, e giù c'è la descrizione con tutti i link. Sul computer invece mi sembra c'è mostra altro, io non lo so da dove mi guardate. Allora, comunque spesso rimetto tutto anche nel primo commento, quindi se andate giù sotto a leggere i commenti, il primo commento in evidenza, di solito ci trovate tutti i link dei prodotti che vi mostro. Io ve l'ho già detto, come correttore per l'occhiaia, questo qui della Maybelline alla fine ha un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. Poi mi sono resa conto che con questi applicatori qui io tendo ad usare appunto il prodotto in modo un pochino più giusto, perché se no, aspettate, anche qua sto facendo un po', se no tendo a metterne troppo. Ora riuso la stessa spugnina del fondotinta per andare a sistemare. Allora, il blush, da quando l'ho comprato sto usando sempre questo. Prendo questo pennello qua, anche se non è da blush, eh. Ecco, questo lo potete dare anche così, ma siccome, sempre per il discorso che io tendo a mettere troppo prodotto, faccio così col pennello. Effettivamente i blush in crema su pelle matura, ragazzi, danno un turgore. Poi questo qui è anche sbrilluccichino, eh. Però anche con questo non ho preso veramente tanto. Però vedete, queste luci sono devastanti, perché ho queste lucine portatili che effettivamente mi fanno l'occhiaia peggio di quella che è. Ok. Questo qui è anche un po' sbrilluccichino, questo qui della Elf, che questo secondo me ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, io non mi trovo male, cioè dura anche abbastanza, quindi. Andrei a mettere anche un pochino di questo qui di Mesauda, di correttore, questo è un po' più chiarino. Andrei a mettere qua. Vediamo un po' se. Ups, mamma mia. Ragazzi, qui è tutto un incastrio. Vediamo se riesco a dare un pochino più di luce. Questa zona, ecco, c'è la fisioterapista che sta facendo casino, perché quando fa un massaggio di quelli più rilassanti sta
sta in silenzio e mette la musica. Quando invece gli fa quello fisioterapico proprio, non mette la musica e chiacchiera. E secondo me non è proprio l'ideale comunque, perché anche se fa un fisioterapico, uno si dovrebbe rilassare e godersi il massaggio e non chiacchierare, sentire tutti i fatti. Questo è il mio pensiero, eh? Aiuto, mi sono infilata il pennello dentro l'occhio. Se durante il massaggio mi racconti i fatti tuoi, anche se è un massaggio fisioterapico, cioè a me mi stressi. No, non l'ho coperto le occhiaie, via, non sono contenta. Provo a mettere un pochino anche questo. Anche qui. Ora farò casino, già lo so. Questo pennello è enorme, cioè questo che ti mi stavo valutando per il concealer, ma vabbè, volevo fare un trucco veloce, insomma le occhiaie si continuano a vedere con queste luci di questo portatelefono, sono veramente, invece che aiutare, peggiorano, perché mi fanno una faccia. Lo posso mettere per avere meno st'effetto osceno. No, via, ce la fa. Non riesco a trovare il posizionamento luce. Ok. Allora, scusate, esco un attimo dall'inquadratura per guardarmi un po' nello specchio. Allora, facciamo finta che vada bene così, eh? Allora, io come cipria mi trovo molto bene con questa qui, della VLAB. Ok, questa vi metterò, vedete, è chiara. Questo è proprio trasparente. Mi sembra che la Dacia mi aveva chiesto il link, però mi sa che il link che ho trovato per lei erano leggermente colorate, invece questa qui è proprio bianca bianca. Allora, questa mi ci trovo bene perché effettivamente riesco a prenderne pochissima. Allora, come faccio? La passo prima sulla fronte, sul naso e sulla zona T. Poi, quando l'ho scaricata, vado sul resto del viso e quando proprio praticamente non ce n'è più, passo solo sugli occhi, perché se no, ragazzi, preferisco avere un pochino di lucidità e meno effetto grinzato, ecco, grinzato. Terminologia pazzesca. Allora, oggi voglio usare la Rock Romance. Vediamo un po' che matita uso. Voglio usare il gel liner, questo qui violetto. Però uso lo specchio della palette perché almeno ci vedo un po' meglio. Cioè, quando vedo che fanno tra tutto bellino e diritto, io glielo farei fa sui miei occhi. Dicono: ah, vai giù, vai dritto, vai, ma che vai? Mi si muove tutto. Come faccio ad andare? Si sposta tutta sta pelle, guarda che casino. Ora rimedio, però. So, almeno ci provo. Cioè, anche se non tiro l'occhio, mi si sposta talmente tanto che la matita va dove gli pare. Va dappertutto tranne che dove deve andare. Comunque, queste matite sono belle, mi piacciono molto. Il problema è che sono io che casino applicarle. Ora vado a sfumare un po' col pennellino angolato, questo è quello di Jessup. Qui da mio marito ho i pennelli di Jessup e di Mesauda. A casa mia invece ho Jessup e Freyara.
Adesso si prova a fissare. E sto usando la Rock Romance di Maisard, anche questa molto bella come palette, e prenderò Idol per fissare sta matita, che è più o meno sulla stessa tonalità. Mi stavo parando perché vedo meglio se mi guardo qua, eh? Ovviamente, vedete, il solito pastrocchino, prova a tirare su, eh. Ogni volta mi dimentico di mettere lo scotch, anche perché però se metto lo scotch poi quando arrivo a toglierlo e si vede. Allora, ok, procediamo. Voglio prendere, lo sto trovando, ah ecco questo qui, lo smudge. Voglio prendere il grunge, che è questo qui. E vado a sfumarlo sull'idol che ho dato vicino alla matita. Riesco a truccare gli occhi da entrambi i lati in modo uguale, eh? Vabbè, facciamo finta che poi mi andrei a mettere un po' di chiaro quassù. Quindi vado a prendere questo Lyric, che è un pannino rosatino, lo vado a mettere proprio qua su sotto, questo spolvero un pochino, eh? Subito qua sotto l'arcata, e poi ne applico un pochino qua all'interno per dare un po' di chiarore. Questa palette mi piace perché ha comunque uno scuro scuro e un chiaro chiaro. Spesso le palette hanno tutti questi colori un po' intermedi e manca un punto luce veramente luce e un punto scuro veramente scuro. Ora io qui non uso il Serenade, che è scurissimo, però ecco questo Lyric secondo me nell'ottica di dare luce nella base, insomma nella preparazione del tutto, secondo me è fantastico. Allora, andiamo con un colorino di transizione. Vediamo un po', sono stata sul violaceo, quindi io prenderei Melodic, che è comunque rosatino. Uso lo stesso pennello, ragazzi. Lo scarico un po' e lo vado ad applicare qui, al confine tra Grunge e Lyric. Prima lo appoggio e poi vado a sfumare in modo da fare un passaggio un po' delicato, eh? E di qua faccio uguale, in modo che il passaggio tra la parte scura di Grunge e il chiaro di Lyric sia morbido, perché non voglio fare un trucco grafico, eh? Ora vado a ripassare, a riammorbidire il tutto. E quindi è molto... Comunque è venuto, cioè, è venuto un trucco leggero, eh? Però sapete che a me i trucchi leggeri non mi diverto.
Senti là come chiacchierano. Ok, e ora botta di pazzia. Cosa vado, che pennello prendo? Potrei farlo col ditino, ma non mi va di farlo col ditino. Vado a prendere l'Electric, che praticamente è il colore per cui ho comprato questa palette. Lo amo sto verde. E lo vado ad appoggiare qui, proprio sulla parte centrale della palpebra. Ci vuole il dito per fare questi effetti super luminosi, ragazzi, ci vuole il dito, perché ce l'appiccica proprio meglio. Guardate com'è questo, stupendo, bellissimo. Ok, vediamo. Ecco, l'ha bagnato il pennello, perché giustamente l'ho messo. Allora, pettinatina. Poi a questo punto vado a mettere anche un po' di rossetto. Vado sul tranquillo però, prendo questa mia matitina di Misauda che è un po' rosatina. Decidermi a temperare queste matite, perché quando arrivo ad usarle sono tutte, poi ovviamente non mi sono data al burro cacao. Allora, adesso sto in fissa con questo rossetto qua di Shiglam, perché è il punto di colore che adoro di più tra i nude che ho, è quello che mi piace di più. Mi piacerebbe trovare lo stesso colore, magari di una qualità, e non lo voglio matto, però lo voglio. A parte dici, vabbè, puoi usare questo, sì, hai ragione anche te, avete ragione anche voi. Ok, e adesso passiamo all'applicazione dei mascara. E qui taglio, perché se mi riesce voglio fare anche uno short. Ok, adesso mi vedete in verticale tagliata, perché voglio fare lo short, quindi la sfida fra i due mascara è questa: Anastasia Beverly Hills e Maybelline. Quindi questo costa un botto e questo costa pochissimo, quindi vediamo fra i due mascara quale è migliore. Allora, cominciamo con... A me piacciono tutti e due, li ho provati tutti e due. Adesso ho tre mascara. Ho questo qui, che è il primo che ho preso, il False Lash di Maybelline. Anche di questi vi metto il link, non vi preoccupate. Che secondo me è ottimo. Poi ho questo qui di Anastasia, anche questo qua è stupendo. Poi c'ho il Gobi Orgo Home, che secondo me è fantastico anche quello, però se lo volete provare comprate quello normale, non quello da viaggio, perché col cosino corto è peggio, più difficile da applicare. Ok, allora io vado ad applicare sempre più o meno nello stesso modo, il mascara, che sia buono o che non sia buono, quindi... Vedete la differenza dei due mascara applicati da una persona normale, non da una makeup artist o da una tanto brava ad applicarli. Quindi, poi magari c'è l'occhio di qua che mi riesce più facile rispetto all'altro, forse, non lo so.
Per vedere la differenza di mascara forse dovevo fare un trucco un po' più leggero, è andata così. Ok, questo è il False Lash di Maybelline. Adesso vado ad applicare di qua. Oh mamma, era all'incontrario, è stato arrovesciato, poverino. Guardate, lo scovolino è quasi uguale. Questo l'ho usato solo due volte, quindi lo sapete, mascara più invecchiano, no, ora più invecchiano, no. Ho già macchiato la palpebra, di qua mi riesce più difficile, forse, non lo so. Mi vedo peggio, perché con l'altro mi vedevo meglio nello specchio. Qui bisognerebbe fare lo stesso lavoro, perché essendo sì, l'occhio destro mi viene più facile, dai, c'è poco da dire. Ops. Secondo me sono fantastici tutti e due, però se uno dice cavoli, la differenza di prezzo è allucinante, per cui fate voi. Allora, questo è Anastasia. Sto parlando, questo è Anastasia. Io non vedo differenze. Vedete differenze? Bene tesori, siamo tornati in orizzontale. Io sinceramente vedo pochissima differenza, potrebbe essere dovuta al fatto che di qua faccio più fatica a metterlo, di qua lo metto meglio, quindi forse è per quello, non lo so, però. Allora, questo forse mi sembra un po' meglio, leggermente meglio, però c'è un abisso di prezzo. Quindi considerando che questo qui che è leggermente meglio sull'occhio che faccio più fatica a metterlo, forse. Però ecco, secondo me, se non volete spendere un botto, l'altro è un'alternativa economica pazzesca. Mi sembrano quasi uguali. Voi scrivetemelo nei commenti cosa pensate, ditemi cosa pensate del trucco che ho realizzato. Sti capelli ora sono nella fase di crescita, quindi vabbè, sembra di essere la regina Elisabetta con questa lunghezza. Tesori, fatemi sapere allora se vi è piaciuto il trucco. Il problema delle occhiaie non riesco ad uscirne, sicuramente. Dovrei applicarle meglio il correttore, poco ma sicuro. Ora magari ci riprovo. A trucco finito. Riproviamoci, va. E che più ne metto, e peggio è. E poi vado a fare troppo strato. Ci avevi messo anche la cipria, sì, me ne ero scordata, perché siccome non la metto mai la cipria, e quindi sapete qual è la regola, mai rimettere un prodotto cremoso dopo che avete messo un prodotto in polvere, e ormai me ne sono scordata, no, via, no. Questo è troppo grigio, poi non va bene come tonalità. Ok, dai, basta. Diciamo che è finito. Io vi saluto, vi do un bacione e ci vediamo in un altro video.